Oggi ti insegnerò 10 segreti di Resolve per montare come un professionista, perché puoi anche utilizzare il migliore dei software di montaggio, ma se non lo usi al 100% è tutto un c***o. Partiamo da qualcosa che vi cambierà totalmente la vita, qualcosa che vi farà editare video 100 volte più velocemente, il Ripple Trim. Diciamoci la verità, amico o amica mia, se tu monti così, posizioni l'indicatore e fai un taglio con Ctrl B e poi ti sposti ancora avanti, ancora Ctrl B, poi cancelli la clip, poi cancelli il gap. Madonna santa, quanto ci metto a montare video. È normale che se monti così ci metti gli anni. Oggi è arrivato il momento di archiviare questa brutta e prima fase della tua carriera da filmmaker. Pensami quando editerai i tuoi video come una scheggia. Scegliete la clip, posizionate l'indicatore nel punto preciso e poi premete Ctrl, Alt, Shift, aperta parentesi quadra o chiusa parentesi quadra. Resolve ha eliminato questa porzione di clip in 2 secondi, senza lasciare spazi. Questa funzione elimina tutta la parte precedente o successiva all'indicatore, non lasciando alcun tipo di gap, ossia lo spazio. Alt. Però una cosa bisogna dirla, questa combinazione di tasti è una rottura di scatole infinita. Quello che vi consiglio ovviamente è di rimappare la vostra tastiera. Rimaniamo sempre sul tema Ripple. Passiamo al Ripple Overwrite. Questa funzione vi permette in una timeline già piena di clip di inserire un altro shot preso dal source monitor in sostituzione senza lasciare gap. Una volta che hai scelto la tua clip e definito l'in e l'out, se io mi posiziono qui e premo Shift F10, Resolve mi sostituirà la clip con in timeline con quella che ho scelto, spostando le altre verso destra. Non a caso si chiama overwrite, ossia sovrascrittura. Ma rimaniamo comunque sulla stessa tematica. Chi è che non ha mai montato i video così? Alzate la mano. Io l'ho fatto per tanti anni, soprattutto i primi tempi, e sono sicuro che l'avete fatto anche voi. Basta, passiamo al livello successivo. Prendiamo il caso in cui devo montare un video, musica e immagini. La mando in play e metto un in e un out in questo punto, perché è proprio qui che voglio posizionare la mia clip. Un bel timelapse che seleziono sempre con un in e un out e premo Shift ed F11 per usare il fit to fill. Cioè io che sono Resolve faccio in modo che quella clip venga fittata, ossia adattata, parliamo in italiano ogni tanto, per riempire perfettamente quella porzione che ho evidenziato in timeline. A Resolve non interessa neanche della velocità della clip, perché se io ho un timelapse, l'ho selezionato tutto integralmente come quello di prima e devo inserirlo all'interno di un in e un out molto più piccolo per farla combaciare, aumenterà la velocità. Quindi fa tutto lui. Raga, bellissimo. Ovviamente quando andate a inserire delle clip dove c'è anche l'audio dovete fare un po' di attenzione. Se non andate a disattivare il vostro audio target, Resolve sovrascriverà l'audio della clip alla musica in timeline. Cliccate, disattivate e inserite. Un esempio pratico è quando dovete montare delle dronate col fit to fill. Il problema delle dronate è che molto spesso per andare da A a B il drone ci mette un sacco di tempo. Io quindi devo selezionare la parte giusta, la devo portare in timeline, la devo velocizzare perché devo vedere tutto il movimento. Una rottura di palle incredibile. Io vado qui, metto in e out, seleziono la mia dronata, uso il fit to fill e Resolve mi adatterà quella dronata alla porzione di timeline che io ritengo più giusta. Ed è fatta. Penso che se dico tempo uguale soldi tutti siano d'accordo, ma più tempo equivale anche a meno stress, perché se passi 13 ore al giorno a montare i tuoi video, nel giro di un paio d'anni ti cadranno le braccia. Il rischio burnout per un filmmaker è sempre dietro l'angolo. Bisogna imparare ad essere veloci per riguadagnare quel tempo che vi permette anche di rilassarvi un po' di più. E per farlo bisogna essere veloci in tutte le fasi del workflow, compresa l'organizzazione del materiale. È noiosissimo e porta via un sacco di tempo. Ma c'è un modo per essere più veloci. Quando dovete montare un video, create sempre una bella struttura in cartelle con tutto il materiale diviso in modo preciso. Così facendo, quando aprirete il media pool, non dovrete mica fare questo: importo le clip, creo un nuovo bin, gli do un nome, poi prendo quelle clip, le metto dentro. No, andate su cut page e cliccate su import media folder, importate tutta la cartella e boom, avete fatto. Se vuoi editare come un pro devi essere in grado di gestire in maniera super rapida le tue clip in timeline, quindi se vuoi spostare uno shot dopo o prima lo devi saper fare con uno schiocco di dita. Se voglio spostare questa clip molto prima in timeline ho un paio di opzioni.
davanti. Vi prego, non mi fate più vedere queste cose. Tirate sulla clip, selezionate le altre, le spostate a destra, riprendete la clip di prima, la spostate indietro, la portate giù, chiudete i gap. L'opzione 2 è invece utilizzare un'altra shortcut, Ctrl Shift punto o virgola. Potete spostare la clip che avete selezionato in 2 secondi, a sinistra o a destra, e lo potete fare anche su più clip. Grande classico, avete montato un blocchetto che vi piace, però magari quel blocchetto lì non sta bene, forse sta meglio prima. I classici dilemmi del filmmaker, quindi prendete quel blocchetto e ve lo spostate dove volete. Se hai già fatto del sound design, già saprai quanto gli effetti sonori sono importanti per rendere veramente fighi i tuoi video. Se invece non l'hai mai fatto, male male. Quindi parti proprio da questa bomba di funzione che Resolve ci mette a disposizione. In timeline ho questa clip, ma ci voglio aggiungere anche un effetto sonoro. Io voglio che il mio suono sia perfettamente a sync col movimento che c'è all'interno della clip. Apro il mio effetto sonoro, scorro con l'indicatore fino a quando non sento l'inizio del suono e lo lascio lì. Prendo la clip che voglio sonorizzare e mi metto con l'indicatore nel punto dove voglio che quel suono si senta. E ora premo F11. Fatto. Basta con questa roba di buttare dentro i suoni, poi tagliarli, spostarli. F11 ed il gioco è fatto. Secondo me, se non hai mai fatto dei casini con le grafiche, non puoi considerarti un vero filmmaker. Mi ricordo i primi tempi quando ancora non avevo chiaro il concetto di tracce, livelli, timeline. Mamma mia che stress, raga. E non era raro trovarsi di fronte dei casini di questo tipo, soprattutto se i livelli in questione cominciavano ad essere tanti. Quindi il principiante medio che fa? Se si trova in una situazione del genere, per farle combaciare tutte allo stesso modo alla fine, allunga ogni clip in modo tale che tutte combacino. Ma no, cari miei, non lo fate, perché oggi siamo qui per diventare dei pro. Selezionate la trim mode e poi tutti i tagli finali, sfondo compreso, e premete Shift E. Tempo impiegato, non lo so, raga, perché ci è voluto talmente poco che è impossibile da calcolare, ci vuole un attimo. Sì, comunque gli orologi non li porto. Quante volte avete desiderato un assistente che sta lì subito pronto a risolvere tutti i vostri problemi? Mario, mi vedi dove sta la clip C971 nella cartella progetto? Dai, arriva subito. Bomba, grazie. Ecco, scherzi a parte, pensate che Resolve vi mette a disposizione una funzione che vi aiuterà proprio a fare questo. È come avere l'assistente più veloce del mondo, anche più veloce di Mario. Ti basterà schiacciare F sulla tastiera per recuperare non solo la clip in questione, ma anche il punto esatto in cui hai posizionato l'indicatore in timeline. Questa roba si chiama Match Frame ed è una delle funzioni più utili in assoluto, comodissima quando state montando un parlato e andate a recuperare quel pezzetto specifico della clip per vedere se c'è magari una parte migliore. E in quel caso vi consiglio di fare questo, ossia di abilitare dai 3 puntini Show Audio Waveform nel Source Monitor per stare più tranquilli, ma ovviamente è utilissima anche quando dovete montare i b-roll. Ultimo segreto della giornata è il trim da Source Monitor. Ah già mamma, scusa, ma non è come il Match Frame? E in realtà no, e ora vi faccio vedere perché. Mettiamo caso che avete scelto la clip giusta, la durata è perfetta, però a quel punto non vi convince appieno. Doppio clic sulla clip per aprirla dentro il Source Monitor. Questo segmentino più chiaro è la vostra selezione. Posso aggiustare direttamente la clip e la mia selezione dal Source Monitor e ce l'avrò montata direttamente in timeline con la stessa durata di taglio. Così ora sapete come fare uno slip, così si chiama in inglese, più professionale. Però se ancora non vi trovate ad utilizzare il trim da Source Monitor, c'è anche un'altra opzione. Infatti, per mantenere il taglio della stessa durata in timeline e spostare ovviamente di qualche fotogramma la vostra selezione, potete utilizzare anche tranquillamente la trim mode. Sono convinto che questi 10 segreti cambieranno totalmente il vostro modo di lavorare, quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!